ragazzi, ho fatto una pausa per girare il video, perché girare il video in mezzo di strada con le macchine che passano a 3 milioni di chilometri orari come se fossimo all'autodromo di Monza non mi sembra il caso. Comunque, pausina del mio giro mattutino per presentarvi i miei nuovi guantini della Mavic. Questi sono guanti invernali, modello Thermo Axiom, l'ultimo modello di casa Mavic pensato per le uscite in bicicletta con temperature gelide. Dico gelide perché oggi ci sono circa 7 gradi, ma la minima quando sono uscito stamattina saranno state le 9 e mezzo, 9. Il sole non era ancora così caldo, era intorno allo zero, quindi devo dire che ho potuto testare i guanti in condizioni più miti come adesso, ma anche in condizioni un pochino più estreme come appunto stamattina. Dunque, questi guanti sono molto buoni e devo dire che sulla carta si presentano come dei guanti ottimali per risolvere il problema del freddo per chi va in bicicletta, però volevo testarli perché comunque diciamo che un conto è leggere una buona recensione, un conto invece è farla di persona e andare a vedere testando con mano come rispondono questi guanti. Non mi metto sotto questo bel, non so che è un ciliegio, non lo so, eccomi qua un attimo ragazzi. Eccomi qua, dicevo, insomma, un conto è leggere una buona recensione, un conto invece è testare con mano il prodotto. Questo guanto si presenta innanzitutto molto comodo, perché devo dire la mano al suo interno è avvolta da un sofficissimo pile che la scalda. Oltre al pile interno, esternamente è prodotto con un materiale che è prima di tutto idrorepellente, quindi nel caso in cui e vi trovaste a uscire sotto la pioggia, la vostra mano all'interno resterà comunque asciutta. Seconda cosa, è prodotto con un materiale windstop, quindi nel caso in cui ci sia molto freddo, nel caso in cui l'aria sia molto fredda o nel caso in cui ci sia del vento, questo materiale riesce comunque a isolare termicamente la mano senza far passare nessun tipo di aria fredda. Altra cosa fondamentale è la sua morbidezza, sono molto morbidi, quindi la mano non dura fatica nel piegarsi e quindi nel impugnare il manubrio, ma soprattutto la mano al suo interno non suda. Il problema di molti guanti è quello di scaldare la mano e magari anche tenerla al caldo, però la mano dopo un po' inizia a sudare. Qua dentro la mano, almeno per adesso, non mi è ancora e inizia a sudare. Una cosa molto carina è questo tergisudore, che io per la verità oggi si suda poco perché fa veramente freddo, però l'ho usato magari per pulirmi un pochino la bocca e devo dire che fa comodo quando magari si beve dalla borraccia e cola un po' di liquido. In questo caso, essendo molto morbido, tipo un asciughino, fa il suo compito alla perfezione. Inoltre il rivestimento in evra garantisce una ottima presa sul manubrio, ma soprattutto assorbe molto bene le vibrazioni. Insomma, ragazzi, ve lo consiglio, non ho avuto nessun tipo di problema con questo guanto e anzi è un guanto che mi ha stupito, perché considerate, è vero, costa 40 euro, ma io l'ho pagato 28 euro risparmiando ben 12 euro e ho avuto la spedizione gratuita col Prime che mi è arrivata in quanto? In 24 ore. Quindi ve lo consiglio, sono molto carine anche queste bandelle di zona ad altissimo grip per afferrare i comandi come la leva del cambio o ad esempio il freno, che comunque danno la sua funzionalità, perché comunque col guanto si perde un pochino di sensibilità sui comandi, ma queste bandelle ad alta aderenza aiutano, diciamo così, a ripristinare la giusta sensibilità sulle leve dei comandi. Io ovviamente non posso far altro che consigliarvelo e guardate ad esempio quanto è facile impugnare i comandi, guardate anche la presa, è una presa molto molto solida, è un pochino ingombrante, cioè non è aderente come il guante estivo, però diciamo che il suo compito lo svolge alla perfezione. Quindi ragazzi, se cercate anche voi un guanto dalle alte prestazioni, che sia di una buona marca e non diciamo di una sottomarca sconosciuta e che abbia un prezzo contenuto, il consiglio che vi do è di comprare i guanti della Mavic. Questo è l'Axiom Thermo, che come ho detto io l'ho trovato a 28 euro, ma fino a 40 euro diciamo si può comprare bene, anzi sotto i 40 euro si può comprare bene. Vi lascio come sempre il link Amazon qua sotto in descrizione, nel caso in cui ci sia una buona offerta approfittatene. Noi ci vediamo al prossimo video e alla prossima pedalata, ciao.